Torna da domani l'appuntamento con Cremona Bricks per tutti gli amanti dei Lego, un appuntamento da non mancare da domani al 9 aprile alla Santa Maria di Pietà, ancora una grande esposizione, un grande appuntamento per gli appassionati che sono sempre più numerosi. Ce ne parlano due degli organizzatori, Luigi Priori e Cesare Chiozzi. Benvenuti. Buongiorno. Allora, tutto pronto in Santa Maria della Pietà? È tutto pronto? Beh, insomma, stiamo ancora lavorando. Sono in corso i lavori di allestimento, esatto, come mostriamo adesso dalle nostre immagini. Sì, stasera saremo lì fino alle 10, sperando ovviamente di... Quante persone sono coinvolte? Dunque, in totale quest'anno gli espositori sono un'ottantina, adesso nei giorni scorsi eravamo una trentina di persone a fare il lavoro più grosso, insomma, lo zoccolo duro, quindi da Cremona Bricks che ha sistemato i tavoli, che ha iniziato a posizionare i binari dal diorama City. Insomma, a sgrossare, diciamo. Ecco, l'ingresso, lo ricordo, sarà come sempre gratuito, esatto, il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 e dal lunedì al venerdì la mostra dalle 15 alle 19. Quest'anno ci sarà anche il primo Toy Safari. Esatto. Cioè? È una cosa che è un'idea che ho voluto perseguire io. Forse in Italia arriviamo un po' più tardi rispetto agli altri paesi. Si tratta semplicemente di un gruppo di appassionati sia di fotografia sia di Lego, come il sottoscritto, che si ritrovano, vanno in giro per la città e cercano l'ispirazione per fare delle foto. Con ovviamente protagoniste le minifig che poi sono i pupazzetti di Lego. Ecco, comunque, per entrare nel merito, che cosa si riuscirà a vedere in questa nuova edizione? Ci sono tantissimi set diversificati. La caratteristica dei nostri lavori è che non si utilizzano i set standard della Lego, ma sono creazioni che vengono fatte direttamente da noi in maniera creativa, esatto, mettendo il mattoncino Lego alla base di costruzioni, di idee che ci vengono nel tempo e che vengono costruite in anni di lavoro, di approfondimento, di miglioramento, per cui le stesse cose, alcune delle cose che c'erano l'anno scorso, quest'anno le ritroviamo più grandi, rinnovate, integrate, perché l'obiettivo è sempre quello di crescere e di avere nuove interpretazioni. Tra l'altro c'è anche un omaggio al mondo western, perché recentemente si è conclusa una mostra di fumetti, esatto, dedicata appunto al West, e quindi c'è questa ricostruzione in Lego di un villaggio veramente enorme. Credo che tra poco lo vedremo anche nelle immagini, tra poco arriverà. È sicuramente uno dei più, anzi, il più grande diorama western di Lego in Italia. È ormai qualche anno che ci siamo specializzati su quello, non io personalmente, però altri nostri amici. E quindi anche in questo caso, di anno in anno, continuano ad aggiungere dei pezzi, e quindi è anche quello in continua evoluzione. Mattoncini all'ombra del Torrazzo, ci saranno anche dei piccoli gadget, dei ricordini. Qui avete molto gentilmente portato questo pezzo di Lego, che insomma, voglio dire, è come il cent di Paperon dei Paperoni, no? Esatto, questo. Quello è proprio un classico di qualsiasi manifestazione, viene fatto un mattoncino commemorativo di quale dimensioni, in modo tale che poi si possano anche impilare. Oh, non solo, ma vediamo anche sul nostro tavolo un omaggio che riprende la forma del Torrazzo. Esatto, è proprio un Torrazzo in miniatura che verrà dato come ringraziamento a tutti gli espositori che partecipano alla manifestazione. Ecco, tra l'altro, allora, l'altro giorno c'era un articolo di una pagina sull'inserto economico del Corriere della Sera. Rivincita del Lego, mattoncino immortale. Il gruppo danese ha chiuso il 2016 con i migliori ricavi della sua storia. Dopo una fabbrica in Cina, in Danimarca arriva il nuovo quartier generale sul mercato, le piattaforme per combinare digitale e fisico. C'è anche il nuovo CEO, il nuovo capo della Lego. Dal 1 gennaio è il primo di origine non danese, credo sia un indiano. Indiano, sì. Quindi, insomma, veramente la Lego è in grandissimo rilancio. Esatto, sì. Poi, ad esempio, a noi che è capitato qualche volta di andare a Billund e quindi di avere a che fare direttamente con tutti i dipendenti Lego, è molto bello vedere l'armonia che c'è tra razze diverse, perché ci sono veramente dipendenti di qualsiasi nazionalità.
E ovviamente è una mentalità tipica del Nord Europa, per cui è basata molto sull'integrazione anche da quel punto di vista, soprattutto nell'ambiente lavorativo. Pensate che Billund ospita 6.000 abitanti nel sud della Danimarca, dalla città dove nel 1934 è nato appunto il Lego, ed è talmente cresciuta che adesso lì c'è il secondo aeroporto del paese e appunto la fabbrica principale dei mattoncini, e ne vengono prodotti il 40% del totale, e per un totale nel 2016 di 75 miliardi di pezzi. Insomma, sono tanti, sì. Sarebbe un problema tenerli in casa. Dobbiamo chiudere, ma una caratteristica che accomuna gli appassionati dei mattoncini? È quella di pensare sempre a come sviluppare le proprie collezioni e che cosa mostrare alla prossima esposizione. Di sì, direi che concordo con lui, e anche probabilmente la volontà, cioè la creatività, certo, che deve trovare un canale per sfogarsi, che quindi nel nostro caso si sfoga così nel Lego. Luigi Priuri, Cesare Chiozzi, Cremona Bricks, da domani in Santa Maria della Pietà. Grazie, buon divertimento. Grazie. Grazie. Nicoletta. Grazie.